Ciao, lo so già, grazie per averlo pensato, ma lo so già, è stata una scelta. Non è stata una scelta, no, sto scherzando, il mio parrucchiere me li ha anche tagliati molto bene, sono io che ho voluto tornare al mio vecchio stile con il ciuffo qua dietro, con il codino, però appunto alcuni ciuffi sui lati hanno bisogno di qualche altra settimana, quindi per il momento ce ne stiamo con il viril cerchietto e possibilmente in casa senza farci vedere da nessuno. Quindi facciamo che con questa premessa ci siamo tolti il problema. Per il resto del video cerchiamo di proseguire come se io avessi un taglio di capelli più o meno normale. E anche l'occhio nero, certo, sì, anche questo è orribile, ma penso che durerà ancora qualche giorno soltanto. Non ho fatto botte, non ho rapinato nessuna vecchia. Non ho rapinato nessuna vecchia. Ho solo preso una gomitata giocando a calcetto. Facciamo finta di niente. Dai, avanti, che il video è lungo. Oggi parliamo dell'uomo formica. C'è tutta una serie di personaggi supereroici che vantano il potere, a quanto pare molto ambito, di potersi rimpicciolire. E vai! Mi riferisco, chiaramente ciascuno nel proprio universo narrativo, ai vari Atom, Doom Patrol, Shrinking Violet, ovviamente gente che non conosco, e chiaramente Ant-Man and the Wasp. Anche Elastigirl, ce l'ho scritto ma me l'ero dimenticato, non so chi cazzo sia. Chiaramente nel video parliamo solo di Ant-Man, altrimenti avrei scritto anche tutti gli altri nel titolo. Però in realtà il ragionamento è sul concetto, quindi applicatelo pure a chi volete. Dico così perché, indipendentemente dal meccanismo di rimpicciolimento che francamente non conosco, tutti i supereroi che diventano più piccoli dovrebbero avere quantomeno un problema di comunicazione. E non mi riferisco ai problemi di coppia di Scott e Hope, che poi hanno tra l'altro portato al loro divorzio. No, intendo proprio che ci sono dei limiti fisici quando cerchi di parlare con qualcuno che è rimpicciolito. Tanto per cominciare, quando ti rimpicciolisci, rimpiccioliscono con te anche le tue corde vocali, e quindi poi il tuo tono di voce diventa più o meno proporzionalmente più acuto. Non che sia qualcosa di inimmaginabile, a parità di condizioni, una persona più alta e più grande ha una voce più grave, una più piccolina, più minuta, ha una voce più acuta. Quel a parità di condizioni mi serve perché chiaramente ci sono una marea di fattori che influenzano il tono di voce di una persona: anatomia del tratto vocale, età, genere, salute o condizioni fisiche particolari, l'aver fumato come un drago tutta la sera prima, ci sono tanti fattori. Ora, però, escludiamo tutti quelli che ho citato e anche tutti gli altri che non conosco, perché tanto non dipendono dal rimpicciolimento e concentriamoci sulla dimensione delle corde vocali. Come dicevo, l'andamento tono-lunghezza è proporzionale. Più le corde sono corte, più il suono è acuto, e ovviamente viceversa, più le corde sono lunghe, più il suono è grave. Ma come al solito, perché? Non è complicato. Tono è come chiamiamo la frequenza del suono che emettiamo. Frequenza alta, tono acuto, frequenza bassa, tono grave. E la frequenza di un suono emesso da una corda che vibra è sempre inversamente proporzionale alla lunghezza della corda stessa. Chiaramente le corde vocali sono corde. Ma in realtà c'è un altro fattore da considerare oltre alla lunghezza. Sempre relativo ad Ant-Man e simili, un rimpicciolimento proporzionale delle corde vocali comporta non solo un accorciamento della corda vocale, ma anche un assottigliamento della stessa. E corde meno spesse vibrano a una velocità maggiore. Questa velocità di vibrazione è ancora la frequenza che citavo un attimo fa. Quindi questo fattore si somma a quello precedente perché entrambi comportano un aumento della frequenza di vibrazione e quindi un innalzamento del tono. Vabbè, ormai ci avrei fatto l'abitudine, facciamo due conti. Prima di tutto capiamo il fattore di rimpicciolimento. Sempre dati piuttosto approssimativi, quello che ci interessa è il concetto, cerchiamo solo di fare dei calcoli che siano più o meno verosimili. Quindi uomo medio di circa 1,80 m che si rimpicciolisce all'altezza di una formica che più o meno sarà 1,8 m, numeri del tutto casuali che mi portano a dire che si rimpicciolisce di 1.000 volte e che ci portano quindi ad avere un fattore di rimpicciolimento di 1 su 1.000. 1 su 1.000 chiaramente perché ci stiamo rimpicciolendo. A parti invertite, quindi valutando un ingrandimento, avremmo preso un K uguale a 1.000. Ovvio. Altra precisazione, scegliere l'altezza per individuare il fattore di rimpicciolimento è puramente arbitrario, avremmo potuto usare il volume, la massa, quello che vogliamo. In questo caso però è molto utile l'altezza perché ci fa comodo sia sulla lunghezza delle corde vocali, sia, e lo vediamo tra un attimo, per la massa delle corde vocali. Quindi lato lunghezza delle corde vocali non ci sono grandi calcoli da fare, il fattore di rimpicciolimento è 1 su 1.000. E via. Quindi, visto che la frequenza è funzione del reciproco della lunghezza d'onda, l'ho scritto poco fa, significa che varia in funzione di 1 su L, se considerassimo solo l'accorciamento delle corde vocali, la frequenza con cui Ant-Man parla una volta che è rimpicciolito sarebbe 1.000 volte la frequenza normale con cui parla quando è altezza normale. Ora però, per fare un ragionamento completo, consideriamo anche l'assottigliamento, quindi la riduzione della massa delle corde vocali, però te lo dico, c'è da fare qualche passaggio in più. Abbiamo considerato una riduzione proporzionale da tutti i punti di vista, però il fattore di rimpicciolimento l'abbiamo calcolato sulla lunghezza, quindi bisogna trasporlo sulla massa ora. Intanto la massa è definita come volume per densità. Le corde vocali sono più o meno assimilabili a un cilindro regolare, quindi il volume è definito come base per altezza, dove l'altezza sarebbe ancora la lunghezza della corda vocale e la base è l'area di un cerchio. Quindi esplodiamo la formula, abbiamo che la massa è definita come pi greco per r quadro per la lunghezza della corda vocale per la densità ρ. Occhio che in questa formula compaiono due lunghezze, la lunghezza L e la lunghezza del raggio R. E visto che il rimpicciolimento è proporzionale, anche R sarà più piccolo di un fattore 1.000. Quindi buttiamo dentro K nella formula e vediamo cosa otteniamo. Quindi
quindi, come dicevo, K compare sia sulla superficie che sulla lunghezza, però occhio che sulla superficie è soggetto al quadrato, quindi il fattore di conversione totale, quello finale, sarà K al cubo. E visto che abbiamo detto che K è un millesimo, il valore finale della massa sarà un millesimo al cubo per il valore iniziale della massa. E visto che, come dicevo all'inizio, la frequenza in questo caso varia in funzione di 1 su radice quadrata di m, il fattore di conversione a conti fatti sarà K elevato alla meno 2 terzi. Qui tutti i passaggi, così almeno non ti perdi. Quindi, se ora assumiamo che la lunghezza e la massa influenzino la frequenza entrambe con lo stesso peso, abbiamo che la frequenza della voce di Antman, ovviamente una volta rimpicciolito, varierà per un fattore K elevato alla meno 5 mezzi. Con K uguale 1 millesimo, come abbiamo detto all'inizio, troviamo un fattore di conversione complessivo, ovviamente sulla frequenza, di 3,16 per 10 alla 8. Sarebbero 316 milioni di volte. Mi sembra un po' tanto, soprattutto considerando che il range vocale complessivo di un uomo, sommando uomo, donna, bambino, che ovviamente sono range un po' slittati tra di loro, oscilla tra 80 e 400 Hz. E anche considerando il limite inferiore di 80 Hz, con questo fattore di moltiplicazione arriviamo a 25 GHz, che sono 25 miliardi di Hz. E visto che al massimo sentiamo 20.000 Hz, mi sa che Ant-Man non lo sente nessuno. Vabbè, quindi abbiamo dimostrato che Ant-Man è muto. Ok. Tra parentesi, questi numeri mi hanno fatto venire il dubbio che stessi facendo double counting sulla lunghezza o che ci fossero altri errori. Quindi ho anche chiesto a un paio di amici che mi hanno confermato che secondo loro il mio ragionamento è corretto. Però facciamo finta che non c'è nessun impatto lato massa e consideriamo solo la lunghezza. Passiamo da 80 Hz a 80 kHz. Anche in questo caso Ant-Man è comunque inascoltabile. E non inascoltabile come Vasco, intendo proprio inudibile. Parentesi nella parentesi, perché questo dietrofront proprio sul lato della massa? Perché chi lo sa come si rimpicciolisce Ant-Man? Cioè, se invece che variare la massa facesse variare la propria densità e quindi la massa della corda vocale rimanesse invariata, questo potrebbe farlo per esempio riducendo lo spazio tra elettroni e nuclei oppure rimpicciolendo proprio a livello subatomico, quindi elettroni, neutroni e protoni che diventano più piccoli singolarmente. Certo, sarebbe apocalittico per la fisica che conosciamo, però è un fumetto e in realtà questo spiegherebbe anche come fa ad arrivare nel mondo quantico. Comunque vabbè, nel dubbio lasciamo entrambi gli scenari e andiamo avanti al capitolo 2. Molto brevemente, se noi percorriamo il ragionamento che abbiamo appena fatto contromano, capiamo anche che Ant-Man, oltre a muto, dovrebbe anche essere sordo, più o meno. Qui la spiegazione ruota intorno al fatto che il timpano è più o meno un tamburo. Infatti, se googli, trovi che il timpano è uno strumento musicale che per un esperto di musica come il sottoscritto è assolutamente identico a un tamburo. Comunque, il tema è questo. La frequenza di risonanza di un tamburo varia in funzione delle dimensioni del tamburo stesso. Un tamburo con una superficie più larga emette un suono più grave e viceversa, un tamburo più piccolino emette un suono più acuto. Per il medesimo principio delle corde vocali, quindi quando Ant-Man si rimpicciolisce, anche le orecchie si rimpiccioliscono, tutto in modo proporzionale. Quindi il timpano nell'orecchio si rimpicciolisce e il range di frequenze udibili slitta verso l'alto. Ergo, la voce di una persona di dimensioni normali non è più udibile. Sì, potrei fare i calcoli anche qui, ma tanto sono più o meno uguali a quelle di prima, il concetto è veramente lo stesso, e quindi insomma dai, ce li risparmiamo che tanto non hai voglia neanche tu. E quindi il bro è anche sordo, fuori due. Sì, prima ho detto cieco, non miope, adesso vediamo. Partiamo dal fatto che la luce è un'onda. Per il momento è solo un'onda, un domani magari scopriremo che non è solo un'onda, per il momento va bene così. Ed essendo un'onda ha una sua frequenza che varia tra i 400 e i 650 nanometri, se consideriamo solo la luce visibile. Visto che a noi serve fare i calcoli, prendiamo 500 che è perfettamente plausibile per il bianco, quindi va alla perfezione. Per noi umani, ma in realtà vale un po' per tutti i vertebrati, detettare la luce, quindi vederla, significa che il fascio ha colpito i coni e i bastoncelli sul retro del nostro occhio, dopo aver attraversato la mia parte del corpo preferita. Diciamo che tra tutte le parti del corpo, questa è la mia preferita, insomma la mia pupilla. Dai, era una battuta, intendevo la pupilla, mi vergogno di aver voluto fare questa gag. Andiamo avanti. La dimensione della pupilla varia in funzione di quanto è illuminata la stanza, però più o meno una persona normale ha una pupilla di circa 5 mm di diametro, che sono, ricordiamolo, 5 milioni di nanometri. Visto che abbiamo detto di considerare la luce a 500 nanometri, la pupilla ha larghezza 10.000 volte maggiore della lunghezza d'onda della radiazione incidente. Si capisce dove voglio arrivare, no? Se rimpicciolisci di 1.000 volte, anche la larghezza della tua pupilla diventa un millesimo di quella di prima. Quindi il buco che la luce deve centrare diventa non più così infinitamente grande rispetto alla lunghezza d'onda. Significa che la luce ci passa comunque, però appena appena. Ora, questo comporta che comunque Ant-Man veda, ma veda tutto molto sfocato. Spiegare il perché, però, è piuttosto impegnativo. Mi richiederebbe di tirare in ballo argomenti tipo la diffrazione e altre robe piuttosto impegnative. E francamente sono stanco, ma so che lo sai anche tu, sono sicurissimo di averti girato le palle. Quindi facciamo così, piccolo compromesso. Vediamo un ultimo aspetto che riguarda come funzionano gli occhi degli insetti, perché comunque quello è figo. E poi il resto lo trattiamo in un video dedicato. Quindi, ultima domanda: gli insetti che sono tutti piccolini, sono tutti ciechi? No, non avrebbe senso. Però qualche difficoltà a leggere il giornale ce l'avrebbero. Nel senso che fanno tutti molta fatica a distinguere forme precise, i contorni, i colori. Però obiettivamente agli insetti non è che serva poi così tanto. Quello che conta per loro è riconoscere e vedere molto bene i movimenti. Come fanno? Bella domanda. Hanno dei sistemi di lenti chiamati composti.
Praticamente i loro occhi sono formati da tanti cosiddetti ommatidi, cioè piccole lenti che raccolgono la luce e la reindirizzano verso le cellule sensoriali. E ogni ommatidio ha una lente corneale che focalizza la luce su una serie di cellule retiniche. Lente corneale significa proprio che ogni ommatidio è ricoperto da una retina trasparente che indirizza la luce verso i fotorecettori. Poi, dai recettori in avanti, il resto del meccanismo è più o meno analogo a quello dell'essere umano e di tutti gli altri animali veri. Perché dai, obiettivamente gli insetti, ma che animali sono? Aspetta, scusa, un paio di comunicazioni di servizio, se non mi segui puoi anche skippare. Primo, non lo dico da un po', quindi tutti i riferimenti, compreso il canale Telegram, che è la cosa più importante in questo momento, in descrizione. Per il momento non ci sto ancora facendo nulla, ma conto di utilizzarlo come banco di prova per alcune idee, alcune valutazioni su cui ti chiederai un feedback. Tipo, il tema che volevo anticipare adesso. Ho un paio di libri che saranno la mia lettura estive e che mi piacerebbe recensire, parlo di saggistica, non di narrativa. L'idea di recensire questo tipo di libri mi attira di brutto, però vorrei capire se è una cosa che suscita dell'interesse o off topic, e quindi non c'è voglia di vedere. Quindi fammi sto regalo, dammi 15 secondi, lascia un commento sotto in cui dici sì, dai, va bene, fai ste recensioni, piuttosto che no, che c'entrano chi ti conosce, vattene. Diciamo che preferirei il primo caso, ma puoi scrivere quello che vuoi, totale libertà, tanto poi comunque decido io e faccio quello che mi pare. Ah, certo, contesto dei libri, diciamo roba che fa imparare, argomenti vari. Dai, grazie, ciao. Quanto cazzo ci ho messo? 53 minuti, devo montare 53 minuti e mezzo di girato? Ma zio, porco.